Un agguato in piena regola, quello scattato poco prima delle 19 di ieri a Barcellona nei confronti di Alessandro Genovese, 46 anni, volto noto alle forze dell'ordine. Al lavoro per individuare i responsabili ci sono i carabinieri di Barcellona. Genovese è rimasto ferito alle spalle e agli arti superiori da proiettili caricati a pallini nel corso di una sparatoria avvenuta in via Stretto Primo a Fondaconuovo. Dopo il ferimento è stato portato all'ospedale Cutronizzotti, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Da una prima ricostruzione sarebbe stato raggiunto alle spalle da due colpi di fucile a canne mozzo esplosi da un'auto in movimento. Uno dei proiettili avrebbe provocato la perforazione di un polmone. Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici dell'ospedale barcellonese, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri sotto la guida del comandante Gian Carmine Carusone. Dovrà subire un intervento per rimuovere i pallini che sono rimasti conficcati in prossimità di organi vitali. Genovese ha alle sue spalle una condanna a 5 anni per detenzione ai fini di spaccio nell'operazione Sant'Andrea. Si cerca di scavare adesso negli ambienti criminali per capire il movente di questo agguato.